Monte San Savino si prepara al ritorno del suo festival. Il Borgo della Valdichiana per 2 settimane, tra luglio ed agosto, ospiterà infatti decine di giovani musicisti, docenti ed artisti che trasformeranno la bellezza rinascimentale del centro storico in note musicali, ritmi e melodie. È una tradizione che va avanti nel tempo. Negli anni passati era stata un pochino, non voglio dire abbandonata, ma un pochino tralasciata. Abbiamo cercato già dall'anno scorso di dargli un nuovo vigore e una nuova carica. L'anno scorso è stato veramente qualcosa di eclatante, ha portato a Monte San Savino tanti giovani e tante presenze, e questo è un motivo di orgoglio e di soddisfazione, non soltanto perché questi giovani vengono qui ad imparare, fra virgolette, ma soprattutto perché questi giovani con le loro famiglie vengono qui per conoscere Monte San Savino, per apprezzarlo, per stimarlo e per portare anche all'esterno questo messaggio delle nostre bellezze e delle nostre ricchezze. Dal 21 luglio al 3 agosto, masterclass, laboratori e concerti. 4 appuntamenti, il concerto inaugurale, come vedete anche dal cartellone, il 21 luglio con l'Orchestra Sinfonica di Grosseto, dove verrà eseguito l'Imperatore di Beethoven. Il 27 luglio il Candlelight nel chiostro del Palazzo Comunale, dove verrà eseguita il quintetto La Trota di Schubert e il quartetto di Mahler. A seguire il 2 di agosto il Gala Lirico con i docenti Laura Chierici e Bruno Lazzaretti, e un omaggio a Giacomo Puccini. E a chiusura del festival, il 3 agosto, Trumpet Harmony, un ensemble di 13 trombe che eseguiranno un programma molto accattivante nell'anfiteatro di Monte San Savino.